ragazzi, bentornati sul canale per un nuovo appuntamento dei prodotti finiti, che ormai è diventato un appuntamento direi quasi mensile, e la cosa mi fa molto felice perché vuol dire che riesco ad usare tante cose e a finirle. Iniziamo sempre in modo random e molto veloce. L'unica cosa che pesco subito, perché ho paura che mi faccia un casino adesso nel mio cestino, è questo qui. Questo è un detergente viso, un superfood cleanser a base di kale, green tea, spinaci, vitamine di Youth to the People, che è un brand coreano se non sbaglio, che li vendono da Sephora. Io avevo preso la mini taglia del loro appunto superfood cleanser e da provare, perché ne sentivo parlare molto bene da tutte le youtuber americane che seguo. E prima di prendere la full size, che è sempre in vetro ma il pump, dato che c'era la mini taglia, ho preso la mini taglia. Mi è piaciuto, non ricomprerei la full size ma neanche un'altra mini taglia, perché sì, è un detergente, ma è un detergente come un altro, cioè non... Io non ho notato grandi cambiamenti, né tantomeno una mia dipendenza dal volerlo utilizzare a tutti i costi. Cioè, è un detergente di blando, quindi niente di che. Sempre rimanendo in tema di detergenti, invece, mi è piaciuto questo qui di Freshly Cosmetics, il Rose Quartz Facial Cleanser. Tra l'altro, di questo qui vi avevo parlato nel video skincare sulla detersione che vi metto nelle schede, e quindi ve ne avevo ampiamente parlato, ve ne avevo descritto, vi avevo detto che cosa c'è dentro, a cosa serve, e l'ho finito e ne ho iniziato un altro perché questo mi è piaciuto tanto. Ho finito anche un altro detergente, questa è la mousse micellare di Jouer. È una mousse molto delicata, leggerina come mousse, delicata proprio. Io la uso come doppia detersione, oppure quando al mattino voglio una coccola perché proprio la texture è coccolosa, quindi utilizzo questo. Però non è uno struccante, è perfetta la mousse secondo me quando si fa una doppia detersione la sera, quindi quando magari si usa un olio, un burro e poi si usa un detergente. Però mi è piaciuta, ma questa è una linea di detersione che mi piace, infatti ho finito anche l'acqua micellare, che compro, ricompro, a volte mi mandano, a volte ricompro io, la ricompro, quindi ce l'ho praticamente quasi sempre. In tema di burri struccanti ho finito lui. Lui è famoso perché è il Clinique Take the Day Off Cleansing Balm. Questo è un balsamo, un burro struccante. È forse il primo burro arrivato come concetto di burro di cleansing balm struccante da noi in Italia, perché appunto è un prodotto di Clinique, quindi anche 10 anni fa si trovava, poi magari nessuno se lo comprava, però io l'avevo già utilizzato, proprio lo conosco da tantissimi anni. Avevo usato anche di Clinique, non so se la fanno ancora, la versione balm struccante per gli occhi, che non mi era piaciuta, e con questo io ho sempre una sorta di amore odio, nel senso che se lo uso sul viso mi piace, anche se adesso appunto di versioni anche più low cost se ne trovano molte di più, ma ogni volta che per disperazione lo devo usare, quando ce l'ho, perché magari in quel momento non ho lo struccante occhi, ho finito l'acqua micellare o non ho i dischetti eccetera, lo uso, oppure sono pigra e voglio fare tutto con questo, puntualmente una mattina dopo mi sveglio che ho gli occhi gonfi e mi fa sempre reazione sugli occhi. Infatti l'ultima volta mi ha fatto, mi è venuto un orzaiolo, e quindi sì, ce l'ho, l'ho usato, però ecco, solo per il viso. Ho finito un altro prodotto simile, diciamo come facsimile, però è un concetto diverso. Questo è di Darphin, fa parte della linea Lumiere Essentielle ed è un struccante agli oli essenziali. In realtà è un balsamo che diventa olio quando lo massaggiate, quindi a contatto col calore della pelle, che poi quando andate a rimassaggiare con i polpastrelli bagnati diventa un latte, quindi ha una componente che diventa idrosolubile, voi lo rimuovete tranquillamente. È un ottimo struccante, veramente molto buono, profumo buonissimo, molto simile come effetto, come efficacia, non proprio come texture, a quello che sto usando adesso di Jouer Gel de Maquillant, che fa parte sempre della linea struccante, la detersione, che rispetto a questo è meno ricco, è meno
corposo quando l'ho iniziato a massaggiare, quello è un po' più leggerino, proprio la texture cambia, però è molto molto valido. Ho finito il mio secondo bottiglione di tonico esfoliante di Double B, e questo è un tonico esfoliante che va bene per tutti i tipi di pelli, anche le più sensibili, perché non ha perché ha all'interno l'acido che fa l'azione esfoliante, che è l'acido mandelico. L'acido mandelico è l'acido più esfoliante, più delicato, estratto dalle mandorle, più qui abbiamo anche acido ialuronico all'interno, quindi abbiamo una base un po' ben bilanciata. Io lo utilizzavo anche 2 volte al giorno, perché comunque per una pelle mista si può utilizzare 2 volte al giorno. Nel caso abbiate una pelle secca o sensibile, 1 volta al giorno è più che sufficiente. Mi piace tantissimo, ha battuto tutte le altre lozioni esfolianti, tonici esfolianti, acidi di qua, acidi di là, che ho provato finora, questo vince. Poi, vabbè, queste le avevo comprate da Primark, anzi no, in realtà le avevo comprate mia mamma, poi se le era dimenticate nella mia busta, io me ne era un pacco da 2, me ne ero tenuta una. Che se ne è accorta mesi dopo. Comunque, queste sono le salviette struccanti H2O Micellar Wipes. Non lo so, non mi ci sono mai struccata il viso, ma le tenevo sulla scrivania, perché quando mi trucco con le mani o comunque magari provo dei prodotti, faccio degli swatch, poi prendo una salvietta e mi metto. Però buona, per quello che il suo lavoro lo fa. Un patch contorno occhi di Garnier, questo è quello all'acqua di cocco e acido ialuronico, fatto a mascherina. Mi è piaciuto, sì, però l'ho dovuto tagliare, cioè io queste mascherine non faccio sempre fatica ad utilizzarle, perché non sono mai perfettamente, non combaciano mai perfettamente, e infatti questa l'ho tagliata e l'ho trasformata a patch. Comunque i miei preferiti restano quelli arancioni, che sono sempre a base di acido ialuronico, ma vitamina C forse, comunque la versione energizzante che arriva in patch, quella mi piace tantissimo. Salviettine di Olay, le Daily Facials, le salviettine che si attivano con l'acqua, infatti sono dei dischetti di salvietta appunto asciutta, che poi voi dovete attivare con l'acqua e struccano tutto, viso e occhi. Io le strucco solo sempre il viso. Queste sono perfette da viaggiare, infatti ve ne avevo parlato sia nei vari video beauty da viaggio, insomma ve le inserisco sempre qua e là durante l'anno, perché le ricompro sempre, si trovano su Amazon, comunque tutti i prodotti ve li scrivo giù, sono tutti scritti, tutti giù nell'info box, quindi sì, mi piacciono sempre. Ah, questo... uno dei profumi più buoni del mondo. Questo è un detergente per le mani di Bath & Body Works, che in Italia si trova a Milano, c'è proprio uno store monomarca, adesso non mi ricordo la via, comunque a Milano c'è, googlate se vi interessa, andate, perché io quando sono stata a Milano, fatalità, il negozio aveva appena aperto da qualche tempo, mi sono fiondata dentro Bath & Body Works, perché non so se vi ricordate, ma una cosa come 8 anni fa, 7 anni fa, c'erano un sacco di video haul di tutte le ragazze americane che facevano la spesa da Bath & Body Works, con tutte le candele, tutti i detergenti per le mani, gli igienizzanti, insomma io avevo questa ossessione, volevo a tutti i costi anche io avere qualcosa. Ho preso la mousse, si chiama Gentle Foaming Hand Soap, ed è una mousse, un sapone per le mani sotto forma di mousse, un profumo persistente sulle mani anche dopo un'ora. La texture mi è piaciuta tanto, vorrei un Bath & Body Works anche a Roma, magari arriverà prima o poi, boh. Comunque questa era la vaniglia Bean Noel, perché era tipo dicembre quando l'avevo preso, e questa era l'edizione limitata. Di Officina del Mugello ho finito un detergente intimo alla salvia con estratti biologici. Ogni tanto ne parliamo di detergenti intimi come di deodoranti, perché finiamo anche quelli. Questo mi è piaciuto, a parte che mi è durato tantissimo, e mi è piaciuto molto. Non avevo mai provato niente di Officina del Mugello, ma sono rimasta piacevolmente colpita. Infatti la prossima volta che vado da Tigotà da quel sapone vedo che cosa c'è della linea, anche magari per il viso. Vedo un colpo. E comunque mi è piaciuto. Poi ho finito anche, quindi ho avuto un attacco di tosse, questo prodotto di Kiehl's, che è il filtro da città, è la Daily Light, no,
Ultra Light degli UV Defense SPF 50+++. La versione mini taglia da 30 ml che trovate sul sito di Douglas, la trovate sul sito di Kiehl's, insomma la trovate ovunque. Poi c'è la full size da 50, io avevo preso la 30 ml e mi ci sono trovata molto bene, l'ho usata praticamente tutto fino a qualche settimana fa quando è finita, appunto come filtro da città, come crema protettiva da utilizzare sopra un'altra crema, e mi sono trovata bene, in estate la usavo in città, non al mare, mi è piaciuta. Lo butto perché l'altro giorno ho fatto decluttering in tutto il mio armadio della skincare, oltre ad averlo fatto, vabbè, dappertutto, e mi sono resa conto che tra i prodotti per capelli avevo ancora questa mousse di Biopoint della linea Control Curly, che è questa appunto viola specifica per capelli ricci. Questa era la cera mousse attiva ricci anticrespo e mi ricordo che anni fa, ma proprio anni fa, ve ne parlavo tantissimo. E mi piaceva, proprio un attivatore di ricci, però se voi avete ricci ovviamente di vostro, cioè è una mousse da utilizzare sui capelli bagnati, umidi, appena tamponati e poi lasciare asciugare all'aria, e mi piaceva un sacco, infatti ho detto ah, questa avrà mille anni, buttiamola, anche se non è finita. E poi ho tutto make up, proprio sempre per la questione decluttering make up. A parte questo che l'ho completamente finito ed è il Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer Super Coverage nella colorazione vaniglia di Too Faced. Il correttore, buono, ho fatto praticamente tutto l'inverno con questo correttore, tutta la primavera. È durato tantissimo e mi piace. Non l'ho ricomprato perché l'ho usato troppi mesi e avevo voglia di provare qualcos'altro, però sicuramente un correttore che mi è piaciuto. E poi altri due correttori. Questo è di Elena Rubinstein, il Magic Concealer, uno dei correttori più buoni che io abbia usato negli anni, non negli ultimi anni, con tutte le novità di profumeria che arrivano, ma questo è proprio uno staple della profumeria classica, ed è appunto il correttore nella colorazione, la mia, la 01 Light, che usavo più come illuminante, però appunto era quasi finito, l'avevo conservato perché mi piaceva conservarlo, mi faceva tenerezza, adesso basta. Non c'è spazio per l'emozione, dobbiamo recuperare spazio. E poi non ho finito, ma anche qui ho sempre avuto un problema col pack, infatti ve lo dicevo, io avevo fatto un video proprio dedicato a questo, il correttore Pro Conceal HD di Eleger, questo qui, che è appunto quel correttore a penna, e io, cioè, sembra stato un prodotto un po' ibrido, mi è piaciuto, ma sta bene anche, insomma, sta bene lì. Anche di questo fondotinta vi avevo parlato tantissimo, ed è il Super Sail 24 Hour Full Coverage Foundation di Maybelline, usato per anni, una cosa come forse tutti 3 anni fa, era sotto il mio fondotinta preferito. La colorazione che ho io è la, sapete che non c'è più scritto, ah no, è la 110, no, la 10 Ivory, scherzavo, è la 10 Ivory. Avevo fatto anche di questo prodotto una review dedicata, sono più o meno arrivata a metà, ma ce l'ho veramente da tanto tempo e credo che il colore, cioè riprovandolo un po' sulla mano, mi sono accorta che il colore ha un po' ossidato, cioè si è un po' sfalsato, quindi vuol dire che dobbiamo salutarlo un po', perché comunque bisogna anche rispettare le scadenze dei prodotti, soprattutto per il viso. Soprattutto per il viso, state attente perché non vogliamo brufoli, cose. Ho finito un profumo roll-on preso da Sephora, perché sapete che da Sephora nella vicino alle casse c'è sempre una sezione mini taglie, il mondo delle mini taglie, e spesso hanno anche i profumi roll-on. Io avevo preso un paio di anni fa Jimmy Choo, il classico, l'Eau de Parfum, che in realtà mi è piaciuto molto, devo dire, anzi oggi non ho il profumo, vabbè, non esce più niente, però non al punto da comprare una full size o comunque un 30 ml, ma da indossare in versione roll-on sì. Non vi so spiegare perché non comprerei un formato più grande del roll-on, sinceramente, forse perché credo che comunque sì, mi piace, lo indosso a volte, ma non è al 100% nei miei gusti per quanto riguarda il profumo, quindi però
l'ho comunque finito. Poi mi manchi tanto. Peach Perfect Too Faced, cipria in polvere libera, una delle ciprie migliori provate, una cipria opacizzante, levigante, cancella tutti i pori, mi è piaciuta tantissimo, è stata la mia cipria dell'estate e vabbè, prima o poi me la ricomprerò. Olietto labbra di Darphin, ha fatto una fine orrenda, non ve lo faccio neanche vedere, tra l'altro ho anche il dito... Tra l'altro, fra non far vedere questo e non far vedere il mio dito mezzo malandato, ve lo faccio vedere così, era l'olietto labbra alla calendula, però. Da buttare. Matita per le sopracciglia di NYX, la Micro Brow Pencil nel colore chocolat, perché soprattutto adesso che ho ripreso ad utilizzare il fondotinta, comunque una passata di matita, anche se ho la dermopigmentazione, la do, perché vuoi o non vuoi, il fondotinta mi colora il tatuaggio e quindi comunque un po' lo devo ridefinire. Ci passo sopra un po' con la matita e quindi ho finito la chocolat. Butto questa matita labbra di Pupa. Queste sono le Made to Last Definition Lips 101. Non l'ho finita e non è neanche vecchia, ma è morta. Boh, ha un odore pessimo. Mai più. E Eclat Minute di Clarin. Questo è il balsamo... labbra, che è praticamente finito, cioè non è finito, ma questa era la colorazione 03, lo butto perché è morto anche lui. Ogni tanto ricontrollate i trucchi e buttate quello che è arrivato alla fine dei suoi giorni, perché bisogna sempre tenere sotto controllo queste cose. Video finito, io vi mando un bacio, vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!